porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Oggi parliamo di Fabrizio Corona, quasi 3 anni di carcere, poi l'affidamento terapeutico alla comunità di Don Mazzi, qualche sera fa il ritorno davanti ai flash sotto l'occhio dei riflettori a Milano durante la presentazione del docufilm girato qualche anno fa Metamorfosi, che lo vede protagonista. E qui torna la mancanza di sobrietà, tornano i prodotti sponsorizzati con il suo nome, l'abbraccio al figlio a favore di telecamere, eccetera. Qualcuno dice che in tutto ciò non c'è nulla di rieducativo e che la giustizia ci fa una brutta figura. Lei come la pensa? La giustizia ci fa veramente una brutta figura, sì o no? Io penso che sì, nel senso che può essere una persona pubblica, capito? Penso che sì, però... Secondo lei doveva rimanere in carcere lui? Sì, per l'atto che lui ha fatto, penso che sì. E il fatto che lui abbracci il figlio davanti alle telecamere, secondo lei è una cosa che viene fatta per apparire oppure è spontanea? Acho que era aposta, veramente aposta, porque prima lui non andava tanto bene com o filho, no senso que era sempre o papá vicino ao filho, adesso sei tutta questa cosa. Secondo lei la società come può percepire una persona che è stata in carcere e adesso invece è alla presentazione di un film, positivamente o negativamente? Penso negativamente, lui può essere una persona pubblica? Secondo me sì. Chi sbaglia dovrebbe pagare in tutti i sensi, senza remore, senza... chi sbaglia paga. Quindi secondo lei perché la giustizia ci fa una brutta figura? Perché appunto si fa passare un criminale per un personaggio famoso e patinato? Guardi, di preciso non lo so, sicuramente la giustizia ha alcune facce che non sono chiare. Cioè. Qualcuno dice che chi è ricco viene trattato 100 volte meglio rispetto a chi è povero, chi è un essere umano insomma comune. Cosa ne pensa? Secondo lei è così oppure no? Sì. Sì, chiaro e deciso. Sì. Ma io direi che è stata data un'opportunità per riaffacciarsi al mondo civile, poi bisogna vedere la strumentalizzazione dell'evento, a cosa portare e a che fine è stato, senz'altro è stato autorizzato dai magistrati, per cui voglio dire, la legale è legale, però voglio dire, ai fini della rieducazione non è una bellissima immagine, però voglio dire, come chance, come momento per riabilitarsi, l'ha sfruttato e per quello che so è anche stato abbastanza contenuto nei suoi argomenti e nei suoi atteggiamenti. Io dico che una speranza di rieducarlo non si poteva negare. Anche davanti ai riflettori? Anche davanti ai riflettori. Qualcuno dice che il fatto che lui fosse ricco comunque gli ha permesso di uscire prima, no? La giustizia ha un occhio di riguardo per chi è più ricco. No, quello lì no. La giustizia l'ha condannato, lui sta in questa comunità a scontare la pena residua, però voglio dire, alla fine bisogna rieducarle queste persone qui. Più che altro è darla a tutti la chance di riabilitarsi.